Buonasera, buon mercoledì sera, benvenuti a Dimensione Dilettanti, prima puntata dell'anno, prima puntata del 2014, ma se consideriamo, del 2015 scusate, se consideriamo la stagione 2014-2015 siamo alla 16ª puntata. Come sempre ringrazio voi che ci seguite con tanto affetto, ringrazio Dario Brighi che ci guida dalla regia, vado subito a ringraziare anche colei che ha la terza apparizione nel nostro programma, Giulia. Alessandro. Buonasera Giulia, fresca di tombolone, l'avete vista anche sugli schermi di Telegalileo il 5 di gennaio, com'è stata quell'esperienza? Una divertente esperienza, infatti ringrazio Giorgio che... Però ha detto che si diverte più con noi, no? Ovviamente, ovviamente. Ormai è diventata appassionatissima di calcio, quindi si sta documentando un po'. Sì, più o meno sì. Diciamo di sto sì. Entrando, sto approcciando bene, diciamo. Allora, visto che c'è Giulia, la sfruttiamo per presentare ovviamente. I nostri ospiti. Allora, come ospite abbiamo Bruno Palozzi, giusto? Sì, direttore sportivo della Merina, e il nostro Riccardo Tommasi. Buonasera a tutti. Buonasera anche da parte mia, vi ricordo che potete anche diventare amici della nostra pagina di Facebook Dimensione Dilettanti, poi lì caricheremo le varie puntate, insomma il modo per restare in contatto con noi ce l'avete, poi Giulia possono seguirci anche in streaming, mi sembra. Esatto, proprio su www.ustream.tv/telegalileo. Ecco, c'è anche la grafica che ci aiuta, quindi insomma qua. Da tutto il mondo siamo raggiungibili. In replica domani alle ore 14 circa. Iniziamo subito parlando con il direttore sportivo della Merina, Merina che quest'anno era partita, ci diceva il presidente, per fare un campionato tranquillo, una salvezza tranquilla, invece adesso si trova lì al terzo posto e sembra indirizzata verso comunque una partecipazione ai playoff. Ci siamo salvati l'ultima giornata dei playout. E quest'anno abbiamo cambiato l'organico, è stato cambiato l'allenatore. Siamo partiti per fare un campionato di media alta classifica, ci siamo trovati anche primi in classifica, adesso siamo terzi e ovviamente cerchiamo di, siamo a 4 punti dalla prima, a 4-5 punti dalla prima, perché loro hanno 41, noi 34, 7 punti. E quindi proviamo anche a fare il secondo, se viene bene. Certamente, l'obiettivo è quello di rimanere nei playoff. Diceva, ha cambiato allenatore che poi si era dimesso un mese fa. Poi ha cambiato idea dopo le feste di Natale, ecco, che è successo? Che noi l'abbiamo vista solo dall'esterno. No, è successo che per motivi di budget la società ha deciso di fare dei tagli, dei tagli su costi ovviamente dei giocatori. Non perché costavano tanto, ma perché il budget è quello e bisognava rientrare lì su quel budget. Rimane il fatto che ovviamente l'allenatore non accettava questo discorso, preso anche un po' dall'arrabbiatura per questi giocatori, perché lui ci teneva molto a questo gruppo e ci tiene tuttora, ha dato le dimissioni. Poi dopo una ventina di giorni, passate le feste, si sono rincontrati col presidente, coi presidenti e è rientrato l'hanno tutto. L'hanno convinto? Lui pure era dispiaciuto perché sì. Ovviamente non è che era contento di lasciare questo gruppo, ha lasciato un gruppo, la squadra seconda in classifica. Quindi. Anche perché poi è stata un po' una doccia fredda anche per i vari calciatori, no? Leggevo sì. Nei vari forum, non se l'aspettava sì, nessuno. Sì. No, non se l'aspettavano, però diciamo che tutto sommato attualmente è rientrato tutto nei ranghi. Sì. Allora, parlando proprio di lei, tante esperienze nel calcio locale, cioè locale dilettantistico, ma non solo, perché è stato anche alla Ternana, poi è arrivata la Merina, mi racconti un po' il suo excursus, perché sicuramente nella zona è uno di quelli che di calcio forse ne ha masticato di più, no? Beh, io non per presunzione, so 45 anni che sto in mezzo al calcio, ho iniziato da allenatore e poi c'è stato un presidente che mi ha fatto passare direttore sportivo. Quindi il discorso della Merina è presto detto, io abito ad Amelia, quindi mi ero un po' stancato ad andare in giro per l'Umbria e ho preferito rimanere lì a rientrare ad Amelia, mi hanno dato questa possibilità che io li ringrazio, e sono rientrato tre anni fa, dove vincemmo il campionato con Nicolai di prima categoria, l'anno scorso. Quindi subito dopo la disfusione, diciamo, c'era stata la discussione con l'Atiliano, sì. C'era Danilo Ligonai che faceva l'allenatore e vincemmo il campionato, abbiamo vinto il campionato con 10-12 punti, sì, non sì. Mi ricordo di vantaggio. L'anno scorso è stata un po' sofferta la cosa fino alla fine e quest'anno, ringraziando Dio, siamo
stiamo andando bene, non dico molto bene, ma bene. Lei era alla Ternana negli anni di Paolo Borea, mi sembra, no? Sì. Quando la Ternana sfornò tanti talenti, alcuni li perse in maniera un po' strana, però altri ancora militano anche in categorie importanti. Com'è cambiato secondo lei il mondo del calcio nel corso di questi anni? Si è cambiato? Perché, insomma... Beh, sicuramente è cambiato e sta cambiando ancora, da come la vedo io. Io mi ricordo quegli anni che erano favolosi, perché era con Borea... Dottor Borea, c'era un rapporto, oltre che d'amicizia, di fiducia, e sono stato molto bene. Lui era un signore, conosceva molti giocatori, non a caso quell'anno è stato dato via Grabbi, quindi un giocatore che mi pare, non voglio, una ventina di miliardi. Sì, sì, trasferimento per l'epoca, insomma, che era, da fare invidia anche alle grosse big di Serie A. No, ma sono passati molti giocatori, perché noi avevamo un'organizzazione, ecco perché dico che è cambiato parecchio, sicuramente è per una questione economica. Noi avevamo in tutta Italia dei punti di riferimento su tutte le regioni di ex giocatori della Ternana, tipo Cardillo, tipo Merecalli, tipo Benatti, tipo tutta questa gente che era stata alla Ternana, e su ogni regione dove loro vivevano era il punto di riferimento, guardavano le squadre, facevano i raduni, poi andavamo con i tecnici, con Tobia, con Pierini, le varie giovanili, e lì si scremava. Poi venivano a Terni, ultimo raduno, e lì venivano fuori, ma c'erano le possibilità per fare. Quindi una serie di talent scout capillari, diciamo. Sì, 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 infatti i risultati sono stati dimostrati, perché a tutt'oggi ancora ci sono giocatori che militano chi in Serie B, chi in Serie C e addirittura chi sta in Serie A. Attualmente invece, ecco, voi siete una società diversa rispetto alla Ternana, però nel calcio locale, nelle società dilettantistiche, come agiscono? Cioè, perché ci sono delle società che hanno comunque dei talent scout, no? Oppure magari attingete alle società professionistiche come può essere la Ternana? No, per poter arrivare, cioè, a livello dilettantistico è presto detto, non so tutte le società che possono permettersi di fare raduni, certo. Quindi la società come la nostra, per esempio, se c'è la Ternana, che lascia qualche giocatore, qualche ragazzo giovane, cerchiamo di prenderlo, ma certo prima della Merina vengono altre società, viene Arnese, viene Campidello, vengono altre realtà, quindi Amelia, qualcuno ci viene perché gli piace. Poi per quanto riguarda gli altri, noi abbiamo un comprensorio a livello giovanile molto vasto, perché intorno a noi ci sono paesi come Lugnano, come Attigliano, Avigliano, cioè tutti quei San Buccio, tutti questi paesi che stanno al circondario. Come settore giovanile che sta funzionando bene, c'è un'organizzazione valida, perché ci sono i pulmini che girano, che prendono questi ragazzi, li prendono e li riportano per tutto il periodo degli allenamenti. Però certo, la cosa è dura. Abbiamo una squadra di giovanissimi che è prima in classifica e credo che sia imbattuta. Con la Juniores, gli allievi stanno terzi, quarti in classifica, allievi regionali a due. La Juniores sta facendo un ottimo campionato, media alta classifica. Cioè il settore giovanile, sono circa in tutti i tesserati, Amelia, sono circa 280-290. Anche perché il bacino è grande, non è la Merino. Sì, però è grande il bacino della Merino, però ci sono anche tutte le realtà giocano a pallone, capito? Riccardo, non so, hai avuto modo di seguire la Merina quest'anno in qualche occasione? Sì, soprattutto in Coppa, dove non c'ero nella partita di ritorno della semifinale, però mi hanno detto che, ecco, episodi sfavorevoli, dai, non è stata fortunata la Merina, che poteva conquistare una finale che trova il tempo che trova, alla fine è la Coppa in queste categorie, però comunque era un bel traguardo, comunque sia di giochi una competizione, una finale, ed è una carta in più per poter ambire alla promozione, qualora Amelia si potesse pensare a una cosa simile. È andato male in quella competizione, però penso che in campionato la squadra ha fatto, almeno dai pronostici estivi, molto più di quello che ci aspettavamo. Quest'estate in questo girone non c'era una squadra che avrebbe ucciso il campionato. C'erano tantissime favorite, sì, tantissime belle squadre. Probabilmente in pochi ci avevano messo la Merina, e sul campo è stato dimostrato l'esatto opposto. E non so per il primo posto, perché ecco, c'è questo Trasimeno che ormai è... Petrignano, chiedo perdono. Ecco, si ritroveranno probabilmente, sì, in Eccellenza, sì, che ormai sembra partito, però comunque sia un signor campionato quello della formazione di Amelia.
Petrignano se l'aspettava così? No, io all'inizio ho sbagliato tutto ovviamente, mettevo come favorite, mettevo il Cambidello, mettevo l'Orvietana, come tutti. Mettevo queste squadre qui. Petrignano, la M98 era una buona squadra, però non forse pensavo, un gradino un pochino più sotto, no? Il Petrignano e il Cliturno pure. Invece il Petrignano l'ho visto anche domenica, perché io quando la Merina va in trasferta seguo le altre squadre, le seguo, vado a vedere altre partite. Oltre che ci avevamo giocato qui a Media, io l'ho vista come la più forte che abbiamo incontrato. Non perché ci ha fatto tre gol, ma proprio perché c'ha un'intelaiatura, un'ossatura di squadra valida su tutti i reparti. Sì, attualmente pure si è rinforzata. Perciò vedo il Petrignano come la vincitrice del campionato, il girone B. D'accordo, Riccardo? Sarà la quinta, sesta persona rappresentante di una squadra di promozione che ci dice questo finale di campionato. Beh, sarebbe sembra brutto mettersi insomma contro la camera. No, dispiace da Ternani, che purtroppo in un girone che per tre quarti a Ternano la fa da padrone. Ci speravamo un po' tutti, no? Beh, sì, diciamo di sì. Però io non ho mai visto giocare il Petrignano, però tutti mi hanno detto che è una squadra che farebbe bene già in eccellenza con questa ossatura. Perciò forse è quella che ci vuole andare veramente. La Merina ci vorrebbe andare? Se capita, sì. Perché molte società... Però, ebbene, c'ha ragione il nostro presidente Scaglia, anche l'altro presidente Bernardi, che io so, mi trovo d'accordo su questo, ogni società deve stare con i piedi per terra e fare il passo secondo la gamba, non... L'eccellenza è bella, ma porto un paragone, il San Venanzo 2 anni fa ha fatto la promozione, l'eccellenza. Prima era una squadra, ha fatto l'eccellenza, il retrocesso, guarda quest'anno come si trova, purtroppo come si trova. Perché poi dopo ti porti dietro tutti i problemi, perché la promozione è in conto, l'eccellenza è un altro. Abbiamo anche l'esempio del Pierantonio in Serie D, l'esempio dello Strettura, anche l'esempio del Ferentillo che non ha fatto l'eccellenza, ma insomma ha rischiato, proprio era lì lì per salire di categoria e adesso addirittura è scomparso. Adesso purtroppo ci sono, una volta c'erano dei budget diversi perché c'erano più sponsor, c'era tutta un'organizzazione diversa, adesso con tutto sto macello che c'è in giro, sponsor sono diventati pochissimi. Allora, iniziamo parlando di calcio giocato, andiamo a leggere i risultati della 18ª giornata della Serie D, il girone in cui sono inserite le Umbre è il girone E, e lascio la parola a Giulia. Allora Alessandro, iniziamo con il Bastia e il San Giovanni Valdarno che pareggiano 1-1. In vantaggio il Bastia al 15esimo del primo tempo con Bura, al 43esimo sempre del primo tempo, un'autorete di Pingue riesce a far pareggiare il San Giovanni Valdarno. Gualdo Casacastalda, Poggi Bonzi 1-0. Perde l'imbattibilità la squadra toscana del Poggi Bonzi dopo 17 turni, va a Gualdo e perde 1-0. Il gol è stato segnato da Gramaccia al 16esimo del primo tempo. Pianese Colligiana 1-0. Il gol della Pianese al 5° del primo tempo è segnato da Gagliardi. Ponzacco Virtus Flaminia 0-0. Rieti Volunta Spoleto 2-0. Il Rieti prosegue la sua marcia verso le zone alte della classifica. Nelle ultime 11 gare la squadra del presidente Fedeli ne ha vinte ben 8, pareggiata una e perse soltanto 2, e alla seconda vittoria di fila riesce a battere lo Spoleto grazie ai gol al 33esimo di Pezzotti e all'11esimo della ripresa di Crescenzo. Massese batte San Donato Tavarnelle per 2-0. La Massese è la terza vittoria di fila, quarto risultato utile consecutivo, vince sul campo della squadra toscana grazie a una doppietta di Ali Boni che segna al 30esimo e all'8° della ripresa. Siena Foligno 2-0. Prima sconfitta per la squadra dei Falchetti da quando è in panchina Alberto Favilla, dopo 2 vittorie di fila va a perdere sul campo forse della favorita del girone. I gol del Siena sono stati segnati al 42esimo da Crocetti, al 16esimo della ripresa da Minincleri sul calcio di rigore. Gavorrano espugna il terreno del Trestina per 3-2. Non ne va bene una al Trestina, si saranno divertiti sicuramente i tifosi del Gavorrano che erano sul campo della squadra Umbra, tanti gol, però alla fine i punti li ha presi la squadra toscana, terza sconfitta di fila,
4 punti soltanto nelle ultime 16 gare per questa squadra umbra che è nelle zone bassissime della classifica. Il Gavorano va in vantaggio al 15° con Lombardi, pareggio poi sul calcio di rigore al 20° di Mancini per il Trestina, al 23° della ripresa un calcio di rigore questa volta è segnato da Zizzari del Gavorano, quindi 2-1 per la squadra che gioca in trasferta. Ancora Mancini al 38° pareggia 2-2 un minuto più tardi, ancora Gavorano in vantaggio grazie a un gol di Silvestri. Villa Biagio Sansepolcro 0-0. Il Villa Biagio è al quarto risultato utile consecutivo, nelle ultime 7 gare soltanto una sconfitta, però troppi pareggi per la squadra che tra i propri tifosi annovera anche Serse Cosmi e Laura Chiatti, che insomma dicono le cronache era a seguire la squadra in casa. Allora andiamo a vedere anche la classifica dopo 18 giornate. Allora, in vetta alla classifica con 38 punti abbiamo il Siena. A seguire con 35 il Ponzacco e il Poggi Bonzi. 34 punti per Rieti, Gualdo Casacastalda e Sansepolcro 31 punti. 30 per Virtus Flaminia, 29 Foligno, 26 Massese e Pianese 24. A seguire la Volunta Spoleto con 23 punti, 20 per Gavorrano, Collegiana 19 punti, 18 punti per San Giovanni Valdarno e San Donato Tavarnelle, 15 per Villa Biagio, Trestina con 7 e chiude la classifica il Bastia con 6 punti. Allora Riccardo, un commento a questa giornata, sono rientrati in qualche modo in lizza sia il Villa Biagio, a cui però manca sempre quel qualcosa per portare a casa una vittoria, e anche lo Spoleto che va a perdere sul campo di una delle squadre forse più in forma, per le altre due Bastia e Trestina, insomma sembra arrivata, non dico la conclusione delle aspettative, però insomma è davvero dura. Sì, beh, non è cattiveria dirlo, secondo me. Purtroppo parliamo di una sentenza che è rinviata di alcuni mesi. Purtroppo sono due squadre che non sono riuscite, penso non riusciranno a raggiungere una quota salvezza che ecco, si aggira sopra 35-36 punti. Salvezza, perdonami, addirittura play-out. Sì. A oggi la vedo difficilissima. Mentre per le altre due umbre impegnate al momento nella lotta a salvezza, lo Spoleto via si è tirato fuori sì. Benino, il Villa Biagio per me si è cominciato a ingranare, può anche salvarsi direttamente perché vanta un po' l'organico, cioè davanti Cardarelli e Rocchi non è che ce l'hanno tutti in questo girone. C'è bisogno ecco, di cominciare a fare risultati, ecco, ne ha fatti due importanti perché ha vinto 5-1 in casa del San Donato e poi comunque si è fermato in casa al Sansepolcro, che non è squadra da bassi fondi della classifica. Per il resto il Gualdo si dimostra una squadra altalenante ma di grande spessore, è la prima che batte il Poggi Bonzi. Diciamo, ecco, se non c'era il Siena forse qualche sorpresa umbra ci poteva scappare in questo girone, però purtroppo e anche giustamente c'è una società, una squadra da blasone tale che questo girone può solo che vincerlo. Siena che comunque nelle ultime settimane era partito alla grande, no? Ma insomma nel turno prenatalizio e post natalizio si era addirittura fatta rimontare. Credi che ci possa essere un ritorno magari del Ponzacco e del Poggi Bonzi o anche dello stesso Rieti, che comunque ha fatto investimenti importanti, oppure è soltanto magari una battuta d'arresto post Natale? Beh, ha anche perso l'imbattibilità interna contro la Massese, una partita sfortunata, ha preso 3 traverse. Ci stanno quelle domeniche. Sì, sì. Io penso alla lunga Siena, cioè lo vince questo campionato, ha investito troppo più rispetto alle avversarie, però ci può stare, in questo girone ci sono sempre state delle sorprese, tu guarda, cioè, ricordiamo per quanti anni doveva vincere il Castelrigone sì. E poi l'ha vinto all'ultimo anno quando non lo doveva vincere, perciò ci può stare. A oggi, se ti dovessi dire la mia favorita, è ovviamente il Siena. Palozzi, un commento a questa classifica, voi poi lo diciamo spesso ma è così, la guardate da vicino perché se dovessero esserci tolte retrocessioni dalla Serie D, poi anche questa cavalcata della Merina potrebbe essere vanificata, no? Ma già successo l'anno passato con il Cambitello che ha vinto la Coppa, e quindi purtroppo se disgraziatamente retrocedono tre umbre non ci sono posti per eventuali ripescaggi, spareggi per fare l'eccellenza, questo è chiaro. Mi dispiace che tutti gli anni
da qualche anno a questa parte si trovano sempre le Umbre, a parte che sono parecchie che stanno sullo stesso girone, però sono sempre le Umbre. Però quest'anno meno del solito, infatti dicevamo anche con Riccardo, magari, per carità, non è che vogliamo male le Toscane, però no, beh, ognuno, noi siamo Umbri. Ecco, ognuno fa tira l'acqua al suo mulino, ovviamente. Invece ogni anno... Mi dispiace per quello, perché il Bastia è... c'è una tradizione indifferente. Sono tre società, Villa Biagio, Dresden e Bastia, che non stanno messe bene in classifica e sarà difficile che riescano a risollevarsi. Poi quest'anno mi sembra sono tipo 20 anni o 18 che non c'è una squadra della nostra provincia in Serie D, anche questo è sintomatico. Sì, non c'è qui, quella che fa la categoria più alta attualmente qui nella provincia di Terni è l'Arnese Eccellenza. L'Arnese, l'anno scorso interregionale, quest'anno Eccellenza. No, due anni fa quand'era? No, l'anno scorso. L'anno scorso. Allora, scendiamo di una categoria, andiamo a vedere come è andata in Eccellenza, poi vedremo anche la sintesi della partita appunto della Narnese tra Narnese e Nocera Umbra. Le immagini sono di Giancarlo Rotondi e per questo lo ringraziamo. La voce che ascolteremo tra un po' invece è quella di Giulia che ci legge i risultati. 17ª giornata. Allora, San Sisto batte Angelana per 2-1. In vantaggio il San Sisto con un gol al 12esimo di Russo, pareggio dell'Angelana al 29esimo con Gnagni, al 15esimo della ripresa Ubaldi regala tre punti importanti al San Sisto. Città di Castello Deruta 2-0. Prosegue la marcia, direi quasi trionfale, Città di Castello, visto anche il distacco che vedremo poi quando leggeremo la classifica. 9 vittorie nelle ultime 11 gare per il Città di Castello, 4 vittorie di fila e 7 risultati utili consecutivi. Vince con il più classico dei risultati, 2-0 grazie ai gol di Missaglia nel primo tempo e di Porricelli al 43esimo, sempre del primo tempo. Pareggio di 1-1 tra Cannara e Ventinella. In vantaggio il Ventinella con il solito De Luca al 7esimo del primo tempo, al 30esimo della ripresa per il Cannara pareggia Fattorini. Massa Martana, Città e Castel del Piano 1-2. Perde il Massa Martana, seconda sconfitta di fila, mentre risultato proprio opposto sul campo a Castel del Piano, perché il Castel del Piano è alla seconda vittoria di fila. Pensate, aveva vinto soltanto una gara nel girone d'andata e in queste due giornate del giorno di ritorno addirittura 6 punti. Massa Martana che va in vantaggio al 27esimo grazie a un gol di Sebastiani, nella ripresa al 16esimo il Castel del Piano pareggia con Binaglia, al 42esimo riesce a segnare il gol partita grazie a Ndigue, spero che si pronunci così. Narnese Nocera 2-1. La Narnese dopo tre sconfitte di fila è al quarto risultato utile consecutivo, tre vittorie ed un pareggio per la squadra dei Sabatini, di cui poi vedremo le immagini. I gol tutti nella ripresa, al 7esimo Donati porta in vantaggio la Narnese, al 33esimo pareggio di Crocetti, al 35esimo ancora Donati, 2-1 il risultato finale. Nestor Subasio 2-0. Perde la Subasio che non vince da 6 gare nelle ultime 5 partite. Tre sconfitte e due pareggi per la squadra che insegue a questo punto il Città di Castello, i gol della Nestor, entrambi segnati da El Abidi, entrambi nel secondo tempo, in 2 minuti praticamente, tra il 37esimo e il 38esimo. 0-0 per Ponte Vecchio e Torgiano, San Marco Juventina Todi 1-0. Perde anche l'altra inseguitrice, perde il Todi che non vince da 5 turni. Il gol della Juventina San Marco è segnato al 32esimo dall'ex attaccante della Nestor, Magionami. Vediamo anche la classifica, qui c'è una squadra che sta prendendo il largo. Eh sì Alessandro, infatti guida la classifica con 39 punti il Città di Castello e a seguire la Subasio con 31, 29 punti per Todi, 26 Ponte Vecchio, 25 punti per San Sisto e Narnese, 23 per Cannara, Ventinella, Torgiano e San Marco Juventina, Angelana 19, Massa Martana 18, Castel del Piano 16 punti così come la Nestor, 14 per Deruta e chiude la classifica il Nocera con 12 punti. Il Nocera che è alla quarta sconfitta di fila, così come il Deruta, un po' sorpresa questa posizione del Deruta. Nocera che poi nel corso della settimana appena trascorsa ha dovuto cambiare allenatore perché si è dimesso Danilo Nicolai per problemi personali. Ha un po' cincischiato la società di Nocera Umbra, insomma non sapevano se affidare o meno la panchina al vice di Ottaviani, di Nicolai, Fausto Ottaviani. Poi alla fine è stato deciso per acquistare un nuovo allenatore e torna quindi sulla panchina del Nocera Genovasi.
Allora, se Dario Brighi è pronto, possiamo vedere le immagini della partita del San Girolamo tra Narnese e Nocera. Partita terminata 2-1, le immagini sono di Giancarlo Rotondi. Riccardo era al San Girolamo, un grande spolvero, uno dei più giovani, no, di questa formazione, classe 95 Donati. Eh sì, sesto, arriva a 6 gol sì. In campionato con questi due, sicuramente un buon bottino per un fuoriquota che tra l'altro fa praticamente da punta unica nel tridente della Narnese, fa da punta centrale, perciò un ruolo abbastanza delicato in questa categoria, ecco, lo fanno Gammaidoni come Porricelli, quindi non è un ruolo semplice da interpretare, se il finalizzatore in relazione all'età che ha Marco sicuramente ha fatto molto bene. Sulla partita di domenica la Narnese era un po' obbligata a vincere, perché quando giochi con l'ultima della classe qualsiasi altro risultato sono punti persi, e onestamente al termine dei 90 minuti vittoria meritata, anzi forse il gol di scarto va stretto ai ragazzi di Sabatini. Primo tempo senza particolari emozioni, è regnato l'equilibrio, Nocera che si è ben disposto in campo con l'avvento di mister Genovasi e ha retto giocando la pari con l'Arnese. Nel secondo tempo, che è un po' cambiata la partita, da quello che ho visto io sul piano atletico, la Narnese ha superato in modo molto netto, preoccupante secondo me per il Nocera, gli avversari. Inizio fortissimo, penso a breve lo vedremo, un palo di Raggi e poi subito il gol di Donati che ha fatto 1-0. Sì, il gol annullato. Sì, esatto. Esatto, gol annullato al Nocera, sì. Fuori gioco, da dove ero io non posso giudicare, però mi sembra dalle immagini che fosse irregolare la posizione. E, dicevo, ecco, dopo l'1-0 di Donati nella ripresa, tante occasioni per la Narnese per raddoppiare, un grande Liurni sulla fascia destra ha fatto veramente lo stravedere. E poi ecco, si sa, nel calcio quando non segni dopo ci scappa che segnano gli altri. Nell'unica occasione, che neanche si può definire tale, un errore della difesa qui a corso, era il palo, sì, esatto, sì, il palo di Raggi, grande intervento, uno, esatto, gol di Donati, gol dell'1-0. Prima sul palo dicevo, grande intervento di un'altra vecchia conoscenza della Ternana, Pasquale Cunzi. Aveva quasi presa, sì. Sì, esatto. È stato sfortunato, mi ha raccontato poi a fine partita, perché gli ha preso ginocchio e poi è andato indietro. In genere quando prende il ginocchio schizza via e l'hai respinta. È stato sfortunato nell'occasione, ma sul 1-0 farà un altro paio di parate entrambe su Scappito che risulteranno... Che se invece credo che sia forse un gol mangiato, Sì, ha tentato il pallonetto Donati, forse poteva essere troppo. Esatto. Qua c'è l'1-1 del Nocera, un errore in difesa di Ponti, ne approfitta Crocetti che pareggia, ma da qui passeranno circa 40-45 secondi, la Narnese torna immediatamente in vantaggio, reazione rabbiosa e veemente che porta all'immediato 2-1, sempre di Donati, bravo a stoppare di sinistro. Poi anche una bella fisicità, vedo Donati, nonostante insomma sia un 95, quindi giovanissimo. Sì, molto molto, è vero, è molto, molto alto, al fisico per quel ruolo, diciamo. Serve, ecco, ma quello si acquisisce nel tempo, magari un po' di malizia e potrebbe diventare un bel attaccante per la categoria, e comunque sia è uno che ha fatto l'anno scorso la Serie D facendo anche un paio di gol. È importante perché comunque sia ti forma il carattere, ti forma anche le doti tecniche. Credo che quell'anno di Serie D, anche se magari dal punto di vista dei risultati non è stato certo esaltante, sia servito però per tutti questi ragazzetti classe 95-96 anche ad affrontare meglio il campionato, che forse alla luce anche della situazione economica della nostra zona forse è quello che più compete alla Narnese. Non so se Bruno Palozzi è d'accordo, credo che forse vada un pochino troppo larga la Serie D alla Narnese. L'eccellenza è il campionato di competenza. Beh, l'eccellenza come la sta facendo quest'anno poi con tutti questi giovani è una scelta societaria per me ottima. L'interregionale a Narnese, la quarta serie, la Serie D la potrebbe anche fare. Però per fare la Serie D, se la fai a livello di giovani, rischi come ti può andare bene, come ti potrebbe andare bene, come ti potrebbe andare male. Siccome attualmente le casse, credo, della società stanno un po' a corto, è preferibile ovviamente, certo, per la provincia di Terni o interregionale, una Serie D sarebbe il top.
e l'Arnese forse è l'unica che lo dovrebbe fare. Forse l'Orvietana ormai si è persa un po' nei meandri del... L'Orvietana ci ha avuto i trascorsi d'oro e poi adesso purtroppo, ho detto, ripeto, io l'avevo messa tra le candidate all'inizio delle... Certo. Anche l'anno scorso era una delle possibili favorite, però... Sì, però purtroppo non so perché, ma su tutte le società ce ne vengono fuori questi problemi. Comunque, giustamente diceva lui che adesso è tornata la quarta serie, la serie D, perché quando c'era la C2 era la quinta e forse poteva essere anche magari più agevole, no? Ma attualmente con insomma, l'unificazione tra la serie C2, la prima divisione e la seconda divisione, insomma, trovi squadre che se non hai ingenti risorse economiche non le affronti, perché insomma... La serie D di quest'anno ha il Siena, il Poggibonsi, la Massese, il Foligno, non è una serie D, cioè, secondo me tra l'eccellenza e la serie D forse c'è un divario molto più ampio rispetto magari alla promozione all'eccellenza. Ma poi anche un altro anno le cose cambieranno ancora, no? Perché con questo fatto della C, se ci sono giocatori che scendono, dove vanno? Vanno a fare la D. Ecco, e quindi... Quindi trovi magari giocatori che fino all'anno prima hanno giocato in serie B, può essere? Sì, sì, sicuramente. Secondo Riccardo la Arnese dove può arrivare? Cioè, potrebbe magari reinserirsi anche col fatto che il Città di Castello ha vinto la Coppa, quindi potrebbe essere ripescato anche a prescindere dal risultato del campionato. Non saprei, perché io ricordo c'è stato un precedente 6-7 anni fa, quando c'erano Pontevecchio e Castelricone a giocarsi il campionato. La Pontevecchio arrivò alla finale di Coppa Nazionale di serie di eccellenza, la vinse addirittura, e quindi fu promossa perché mette in palio questo merito, vincere la Coppa Nazionale. Però non è facile. Assolutamente. Però la Pontevecchio avrebbe fatto i play-off, quindi è stato scalato un posto nei play-off. Se il Città di Castello vince campionato e Coppa, non so se può essere fatto. Non penso la seconda può essere nominata campione di eccellenza d'ufficio. Certo. Quindi dovrebbe retrocedere. Per il play-off non cambierebbe nulla, forse. Penso di no, Ale. E poi ecco... Vedendo la classifica penso che Città di Castello ha in pugno anche il campionato, perché il Todi ha già mollato da più di un mese, la Subasio l'ha fatto da poco prima delle feste natalizie e comincia a crearsi un bel divario fra la capolista e le inseguitrici, Città di Castello che lo può solo perdere da sola questo campionato, e più ecco avrà la Coppa Nazionale che comunque sia una buona vetrina, giochi con le altre squadre campioni della Coppa delle altre regioni. Per concludere sull'Arnese, ecco, per me può fare i playoff di questo girone tranquillamente, e a oggi non se la può giocare anche per vincerli, perché la Subasio, il Todi attuali rispetto a 2 mesi fa non spaventano più come magari spaventavano a ottobre. Il Deruta? Purtroppo, sorpresa negativa, no? Purtroppo è diventata negli ultimi 2 anni una consuetudine che chi retrocede dalla D soffre tantissimo anche in eccellenza. Vedi Pierantonio, vedi Orvieto, si rischia sempre più il doppio salto che la lotta per tornare nella categoria di prima, però mi collego al discorso che facevamo prima, ti porti purtroppo le scorie di una retrocessione dell'anno passato, che anche se avviene in Serie D, comunque sia una retrocessione in qualsiasi categoria, ti lascia solo danni, fondamentalmente. Ciò che non è accaduto invece a Narni? No, perché magari a Narni, Deruta la faceva già da qualche anno la Serie D, a Narni comunque sia si era approcciati questo campionato partendo fin dall'inizio, giochiamo con tanti giovani, ci proviamo, e poi è andata male, ma... Quell'anno di Serie D per me ha fatto da ottima base a questo campionato che sta facendo l'Arnese. Non parlo dei senior, ma dei junior, come dicevi tu, Donati, Gaggiotti, Ceccarelli. Tutti i giocatori hanno fatto un anno di D contro squadre come Pistoiese, Foligno, ti fa crescere e affronti l'eccellenza. Pistoiese, se non sbaglio, furono anche sfortunati, perché la Pistoiese pareggiò proprio nel 95esimo. Ma l'Arnese era partita benino, poi purtroppo si è lasciato andare nella parte centrale del campionato e non ce l'ha fatta più a recuperare i punti per la salvezza. Però quest'anno secondo me può lottare per qualificarsi agli spareggi promozione, e qualora li dovesse giocare non vedo squadre nettamente più forti della Arnese a pieno regime. Allora, scendiamo ancora di una categoria, andiamo a vedere il campionato dove milita la squadra di Bruno Palozzi, la promozione Gironi B, 17ª giornata, iniziamo subito con una roboante vittoria dell'Arrone che batte l'AMC 98 per 4-1.
in questa partita succede praticamente di tutto, perché a livello di risultato va in vantaggio Larrone al 18esimo con Pasini, poi pareggio al 40esimo di Fenici, si chiude così il primo tempo. Nel secondo tempo Larrone riesce a segnare ancora con Casciola, 2-1 al secondo minuto, al 15esimo Minocchi, il solito Alessandro Minocchi, che Riccardo credo sia l'ottavo gol forse. Ma penso di più addirittura, forse è doppia cifra se non sbaglio. Lui e Pasini, ecco, sono alla pari, ma penso i due 20 gol li hanno fatti. Alessandro Minocchi, che credo tra qualche anno non potremo più ospitare, se va a giocare in squadre professionistiche. No, ma un amico viene uguale. Viene uguale, sì, sì, quindi sì. Ecco, firmiamo già questo diritto di prelazione. Quindi Minocchi fa il 3-1 al 15esimo, al 42esimo un autogol di Pozzoni riesce a far capitolare ulteriormente la squadra di Luca Possanzini. Questo per quanto riguarda il risultato. Poi ci sono state anche delle defezioni dell'ultima ora. Per esempio, aveva recuperato Fausti e qualche ora prima invece ha avuto la febbre, quindi non è potuto essere in campo. Per quanto riguarda invece l'arbitraggio, ci sono state addirittura, mi sembra, tre espulsioni per quanto riguarda la MC ed una per Larrone. Nella MC Paragnani, Fenici e Poggiani, e nell'Arrone Menciotti. Quindi una partita che finisce 10-8, si immagina, insomma, un campo di battaglia. Sentendo invece il mister dell'MC 98, insomma, secondo lui tutta questa cattiveria in campo poi non c'è stata. È un risultato rocambolesco che forse può anche dare una sterzata in un senso o nell'altro a questo campionato. Un peccato che poi magari decisioni arbitrali un po' controverse possano modificare anche una partita che sulla carta poteva essere soltanto una bella partita caratterizzata dai gol. Comunque andiamo avanti leggendo anche gli altri risultati. Allora, pareggio di 2-2 tra Campitello e l'Olimpia Tirus. Quest'altro derby va in vantaggio l'Olimpia Tirus con Virgilio al 32esimo del primo tempo, al 23esimo della ripresa pareggio di Paolo Quondam per il Campitello, al 27esimo ancora Olimpia in vantaggio con De Vigo e al 45esimo ancora Paolo Quondam. Fissa il risultato sul 2-2. C'è da dire che un primo tempo è stato di marca Olimpia Tirus della squadra di Velio De Santis. Forse il pareggio va un po' stretto all'Olimpia Tirus, ce l'ha detto un dirigente del Campitello, quindi massima onestà intellettuale per Sergio Montesi. Campitello che nelle ultime 7 gare ne ha vinte soltanto 3, ne ha pareggiate 3 e ne ha persa una. Campitello che probabilmente, insomma, quasi ufficialmente potrà dire addio ai sogni di promozione diretta, visto che il distacco con la prima comincia ad essere vicino ai 20 punti. Olimpia Tirus invece nelle ultime 9 gare ne ha perse 4, ne ha vinta soltanto una e ne ha pareggiate 4. Insomma, anche per l'Olimpia non è sicuramente un bel periodo. Il Colle Pepe Pantalla batte il Bevagna per 1-0. Il gol del Colle Pepe è segnato al 38esimo della ripresa da Montegiove. Ducato Assisi 0-0. Macchie Pietrignano 1-2. Continua invece a vincere il Pietrignano, nona vittoria di fila per la squadra capolista. Il Macchie era andato in vantaggio, aveva sfiorato quindi il colpaccio casalingo al 32esimo con Rini, poi nella ripresa al 25esimo Quinti fa 1-1 e il solito Cacciavillani al 47esimo a tempo scaduto regala questa importante vittoria, anche perché la MC abbiamo visto è andata a perdere in trasferta. Quindi da quest'oggi il Pietrignano è solo in testa alla classifica. La Nuova Gualdo Bastardo Clitunno 1-0. Il gol della Nuova Gualdo Bastardo è segnato al secondo del primo tempo da Brunelli. L'Orvietana batte la GM 10 per 2-0. Orvietana è la seconda vittoria di fila. I gol in questa partita sono entrambi segnati da Borrelli, entrambi nel primo tempo al 26esimo e al 33esimo. La Merina espugna il campo del San Venanzo vincendo 2-1. San Venanzo che ha la terza sconfitta di fila, San Venanzo che ancora non ha mai incontrato la vittoria, quindi non ha potuto assaporare il gusto dei tre punti. La Merina va in vantaggio al 13esimo con un calcio di rigore di Sacconi, al 29esimo Leonardi, fa 2-0, al 30esimo della ripresa Panizzi accorcia le distanze per il San Venanzo. Vediamo anche la classifica. Allora, apre la classifica con ben 41 punti il Pietrignano, a seguire con 38 l'AMC 98, 34 per Amerina, Arrone con 29, 25 punti per Nuova Gualdo Bastardo e Clitunno, Orvietana 24, 23 punti per Campitello,
Colle Pepe Pantalla 22, 20 per Olimpia Tirus, 19 punti per GM10, Bevagna e Macchie. A seguire il Ducato con 16, 15 per Assisi e chiude la classifica con soli 5 punti il San Venanzo. Direttore, il San Venanzo merita questa posizione, insomma, per quello che ha visto domenica. Io domenica non l'ho visto il San Venanzo perché... Ah, era vero, a vedere la partita. Stavo a vedere il Pedrignano, sì, a Macchie. La partita che facemmo all'andata, San Venanzo, cioè da come l'avevo vista a quel periodo, non mi sembrava una squadra che poteva avere soltanto 5 punti, quindi non lo so che è successo, ma comunque penso che ormai sono spacciati, non hanno più niente da dire. Bisogna che la magari diplomatica, la realtà è quella, insomma, no? Ci stanno, sono 10 punti dalla penultima, quindi. Meno che se l'andata hai fatto 5 punti, è difficile che ne fai 40, capito? Di ritorno. E questo dovresti avere una media di più di 2 punti. È molto difficile. Ho visto per esempio la partita di domenica Macchia Pedrignano, che il Macchia non meritava assolutamente di perdere la partita, però il Pedrignano che ti segna hanno raggiunto il pareggio con un autogol alla fine, però 46. No, l'1-1, quando stavano 1-0 per il Macchia, una punizione, la deviazione della barriera, è stato un gol. E poi dopo Cacciavillani alla fine ha fatto quel gol su una società, ho detto che il Pedrignano è una bella squadra, poi insomma via. Certo, mi dispiace, però è tutto, domenica ci resta uno scontro molto importante tra GM10 e Macchia, che tutte e due a 19 punti, e qui qualcosa si devono giocare. Noi abbiamo il Campidello. Campidello che deve tornare a vincere, eh? Certo, ma noi sicuramente ci proveremo uguale. Poi... No, un fatto abbastanza strano, la Merina in casa ha fatto solo i 14 punti, in trasferta 20, come mai? E questo me lo so chiesto anch'io, non sono riuscito a capirlo. C'è una casa che magari può darti una spiegazione, può scrivere. C'è qualcosa che probabilmente fuori casa, cioè parliamoci chiari, il campo da Meglia è molto grande, quindi... venendo a giocare Amelia, tutte le squadre aspettano che tu esci fuori, che cerchi da fare la partita. Ecco. E succede che fuori casa è il contrario. Noi ci va bene perché ci va bene. Finora abbiamo fatto bene perché ci abbiamo. 6 vittorie. Sì. L'attaccante Leonardi è molto bravo, quell'altro fuori quota 30 attualmente, che è un 96, pure quello molto bravo. Il rigore l'ha preso lui domenica e ha fatto già 2-3 gol e l'ha fatti. Noi siamo andati a giocare e stiamo giocando su 18 giocatori, 10 sono del settore giovanile di Amelia. Quindi tutti della zona? Tutti della zona, certo, ne giocano 5, 4, 6, però diciamo in panchina e in campo ci sono 10 giocatori che sono di Amelia. Lasciando perdere ovviamente questi altri che vengono da Terni, i ragazzi come Cardinali. A questo punto mi chiedo, no? Perché nonostante ci sono tutti questi amerini, quindi del posto, la Merina non è così seguita? Questo è un difetto, da come la vedevo io, ai tempi, andiamo indietro nel tempo, prima si giocava ai Giardini, che è un gambetto che sta lì vicino. Dove lì. Gioca adesso la Virtus. Dove gioca, sì, è la terza categoria, la Virtus. E lì la gente veniva, poi andammo a giocare il primo anno di promozione alla Cavallerizza, la gente veniva. Questo qua giù sembra che sta un po'. Parliamoci chiaro, l'Amerino è fatto a modo suo, perché sta alla finestra e guarda. Quindi alla Virtus Amerina lo vedi, sta lì. Se tu vai a vedere partite della Virtus Amerina, c'è più gente perché stanno lì, sulla chiamata passeggiata, fanno avanti e vanno a vedere la partita. Però voglio dire, il Paticchi è a chilometro, non è che anche meno. Sì, quello è vero, però purtroppo la realtà è questa. Anche se come pubblico ce ne abbiamo poco. Noi ci abbiamo, se mi permetti un attimo, devo fare un elogio a tutto il settore giovanile, a Marco Pernazza che fa il direttore generale responsabile del settore giovanile, Bernardi che è presidente del settore giovanile, e poi io devo fare un elogio a Scaglia come presidente, Nello Onorato, ottimo allenatore e ottimo amico dei giocatori, amico tra virgolette, perché ha un buon rapporto con tutti i giocatori. L'abbiamo visto anche quando si era rimesso, insomma, con lo staff, l'allenatore in seconda Mariani, il preparatore dei portieri Stella, cioè è un organico messo molto bene. Se andiamo avanti così le soddisfazioni ce le togliamo. E ripeto,
da guardare e da valutare il settore giovanile, che è molto importante. Quindi facciamo un appello anche a tutti gli Avellini che ci seguono. Certo. Andiamo a seguire anche l'Avellini, anche perché sta andando bene. Insomma, certo, è vero. Negli ultimi anni un campionato così. Non ha fatto male da molti anni. Da molti anni. Forse dicevamo con il presidente Lino Scaglia, il tifoso Avellino ancora vede la promozione come soltanto una fase di passaggio, no? Può darsi. Però, insomma, considerando anche il periodo, la congiuntura economica che stiamo vivendo, insomma, forse potrebbe fare l'eccellenza l'Avellino, ma. La potrebbe fare, cioè se partiamo dal presupposto dal centro, dagli abitanti, la potrebbe fare benissimo l'eccellenza, però non... Perché non dobbiamo secondo me fare il paragone né con la Toscana né con la zona di Perugia, no. Perché insomma, vediamo che è tutto un altro... So altre realtà lì. Amelia per me deve fare sempre buoni campionati di promozione e far crescere il settore giovanile, perché nel giro di pochi anni dovrebbe arrivare la Merina, da come la vedo io, a giocare con, se adesso ce ne stanno 10... con 15 di Amelia del posto, ma questo perché? Per valutare i giovani, poi perché non ci sono le spese dei rimborsi, di tutte queste cose qui, quindi c'è più possibilità. Quindi credo che già 10 giocatori siano... Sì, sono 10 ragazzi... Non so quante squadre possano vantare questo. Se ci guardano le liste, si vedono giocatori, ci sta il documento a carta di Amelia. Riccardo, invece l'Arrone dove può arrivare? Perché al settimo risultato utile consecutivo... 17 punti, scusate, nelle ultime 7 gare e alla terza vittoria di fila. Ormai insomma non si predica più umiltà, perché abbiamo visto anche quando era venuto il direttore sportivo La Galante, si cercava ancora di volare bassi, no? Però a questo punto credo che si stia delineando un po'. Sì, penso sia troppo tardi per lottare per il primo posto. Certo. Il distacco 12 punti è importante soprattutto perché il Petrignano non si ferma. No, assolutamente, però l'Arrone è la squadra più in ascesa in questo periodo, perciò le altre due ternane può insidiarle per il secondo e per il terzo posto. Questa secondo me è stata una giornata potenzialmente decisiva, no, però importante, perché il gol di Cacciavillani in pieno recupero da questo più 3 al Petrignano, e la MC prende una bella scoppola a Rone e affronta l'Orvietana domenica senza Poggiani, Paragnani e Fenici. Poi consideri l'Arrone ha uno dei migliori attacchi del campionato, perché Minocchi e Pasini non sono gli ultimi arrivati. 35 gol, 32 gol per l'Arrone, il terzo miglior attacco dietro Petrignano e MC. Camerina ne ha segnati pochi invece. Sì, e ne abbiamo presi, siamo il miglior difesa. Comunque io so sempre il parere, è meglio sempre non prenderli. Anche perché poi vediamo... Io vado all'antica. La squadra che poi alla fine arriva e vince è quella che ha la miglior difesa su di lì. Certo, certamente. Vediamo anche il Macchia l'anno scorso in prima categoria, nonostante avesse come allenatore un attaccante, Riccardo Zampagna, ha preso pochissimi gol. Certo. Dunque, tu quando giochi dicono adesso con i 3 punti... È preferibile perdere 2 partite e poi vincere. Io è preferibile che non la perdo. Certo. Poi dopo vediamo quell'altra. Poi perché anche se un punto alla fine. Anche se un punto alla fine il punto conta sempre. Non è vero, io la vedo così. Guarda. 3 punti, perdi 2 partite. E vabbè, dopo basta che ne vinci 2 e ristai a posto. Ma le devi vincere. Allora tu fammi pareggiare 2 e poi fammi vincere quelle altre 2. E dopo vedremo. Invece di perderle, giusto? Io la vedo così. Anche Giulia sta entrando nel meccanismo calcistico. Prima non prende. Sì, io sono ovviamente. Vecchio stampo, prima non vedevo più, poi dopo vediamo. Perché durante l'arco della partita succede sempre che c'è un'occasione da gol. Se tu pigli il gol lo devi rifare, se non lo pigli e non riescono a farlo, e poi lo fai alla fine perché capita l'occasione per farlo, certo. Hai vinto la partita, avrai giocato male, sarai catenacciato, sarai come ti pare, però ho preso 3 punti. Alla fine contano i punti, conta anche il bel gioco, perché è importante. Ma se vuoi avere il bel gioco, anche su Sky, però alla fine i 3 punti sono importanti, capito? Certo. Ma io dico anche, cioè, se una partita la puoi pareggiare, perché perderla per provare a vincere al punto è importante per te, per il morale, perché fai filotto, ma poi un conto è dare all'avversario 3 punti e un conto dargliene 1, perché mica giochi da solo, dopo contano anche i punti di quell'altri. Perciò un conto è mettere nel campionato un punto agli avversari, un conto 3 alla lunga, dico. Ma possono essere sempre magari quei 2 punti, quel punto di differenza che... Ma tu vinci un campionato, non fai un playoff magari per cui retrocedi. Vinci un campionato per un punto di differenza, retrocedi per un punto di differenza, quindi quel punto è importante pigliare. Sì, concordo. Giusto? Giusto.
Puoi giocare nel meccanismo. Senti, il Campidello invece? Oggetto misterioso, adesso va meglio, la prossima penso sarà un bel derby perché nonostante la classifica, certo, il Campidello ha un organico punti, importante. No, penso ormai se può provare a fare i playoff con il quinto, con il quarto posto, ma già oggi non si farebbe quel playoff perché AMC e Bastardo si corrono 13 punti, perciò è fuori dal limite di 8 se non sbaglio. Quello può essere l'obiettivo massimo di questa stagione, con quello base di tenersi alla larga il più possibile dei bassi fondi che purtroppo sono lì a 4 punti, però penso non avrà di questi problemi il Campidello. A questi livelli onestamente non mi piace parlare di stagione fallimentare, però sicuramente un po' di amarezza ci sarà a Campidello perché con la squadra che si era fatta probabilmente ci si sperava di lottare per il primo posto. E invece, come dicevi tu, 18 punti dalla prima piazza sono tanti. Anche pesanti per il morale, no? Molto, molto. Non ha mai trovato continuità al Campidello, né in casa né in trasferta. Non me lo spiego, è una cosa un po' misteriosa, sì. Strana. Forse perché... è stesso discorso anche per l'Olimpia Tirus, no? Sì. Magari non era partita per lottare al vertice. Però le incompiute di questo campionato. Poi sì, magari sì. Ci smentiranno, fanno 10 vittorie e vincono il campionato. Però, ecco. Sì, insieme all'Orvietana e anche la Cliduno sono d'accordo. Sono squadre che non hanno ingranato bene questo campionato. E di tutto, ecco, l'Olimpia Tirus addirittura è veramente invischiata nei discorsi per la salvezza. Peccato per i punti persi a Campidello, ma per fortuna che ne ha preso uno la squadra rosso-blu. Non so che dire, sono squadre che hanno tutte un ottimo organico, un'ottima squadra, perché Sciaboletta, Costino, cioè, da una parte, organico, secondo me non me ne voglia la Merina, ma non sono inferiori assolutamente né alla Merina né alla MC, sì. Secondo me, né all'Arrone, però sì. La classifica è quella che conta. Campidello, ma insomma c'ha tre giocatori, Masci, Manni, Quondam, anche se Manni c'ha gli anni, però nel campo, cioè, l'organico ce l'ha, è un bello organico, però so annate, succede di tutto e sì. Quando poi prendi la strada sbagliata per varie ragioni, dopo è difficile venire fuori. Comunque speriamo che venga fuori da tutta questa situazione di punti, di classifica, dopo aver giocato con noi. Certo. Allora, scendiamo in una classifica, invece qui c'è una squadra in questa categoria, nella prima, Girone C, che non sembra avere alcuna flessione, con Giulia scopriremo qual è. 4 Castelli, Valnerina, Montefalco 3-1, Cascia Trevi 2-3. Più che roboante vittoria della Fornolese che batte il Monte Castello Bibio per 5-0. Giove Baci Galupo 1-0. Real Avigliano Giovanili Campidello 2-0. Real Quadrelli batte lo Strettura 87 per 4-1. Terni S Ciconia 2-3. Il Tiber batte il Monte Franco per 3-1. Bene, leggendo questi risultati possiamo sospettare quale sia la squadra che non ha assolutamente alcuna flessione. Noi naturalmente auguriamo alla Fornolese, a Alessandro Cavalli, di mantenere questo rullino. Vediamo appunto questa classifica, quanti punti vantaggio ha appunto Fornolese. Invece la classifica con ben 42 punti abbiamo appunto la Fornolese, a seguire con 34 il Real Avigliano, con 33 il Real Quadrelli e la Tiber, Giove con 29, 28 punti per Baci Galupo, Monte Castello Bibbio con 25, 23 Terni Est, Montefranco 22, Trevi 21, 19 punti per 4 Castelli Valnerina, Montefalco e Ciconia, 13 per Giovanili Campidello, Cascia 12 e chiude la classifica con soli 4 punti lo Strettura 87. Riccardo, la Fornolese è alla seconda vittoria di fila, ma è in serie positiva da 10 turni, forse è il quarto 5-0 del campionato, sta cominciando a macinare, non ce ne sarà per nessuno, credo. Penso di no, è il quarto stagionale, ma penso è il terzo nelle ultime 5-6 partite, adesso la squadra ha cominciato a giocare
e è questo il periodo chiave dei campionati, cioè per me dicembre, gennaio, febbraio si vede la squadra che lo può vincere il campionato, perché i valori ormai sono delineati, ormai ti aspettano tutti e comunque sì, sia gliene fai 5, perciò è una squadra un vantaggio di più 8 importante, ecco, ci deve essere proprio un crollo verticale per non vincere questo campionato, perché comunque sia una squadra composta da giocatori abituati a pressioni sportivamente parlando, perché Morelli, Fusco, Russo ci hanno fatto Rampicone, anche la serie di Rampiconi, perciò sanno gestire secondo me un primo posto in prima categoria. E ecco, la Fornolese, seppur più Ortana che Fornolese, è l'emblema forse del momento complessivo della zona merina, che non lo so se era mai successo, di un così importantissimo, cioè c'è la Merina terza in promozione, cioè abbiamo la Fornolese, il Macchia in promozione, Fornolese prima in prima, Alviano primo in seconda categoria, c'è poi la Virtus Amerina in terza, momento fantastico per il comprensorio dell'Amerino. Anche se ripeto, la Fornolese sono più di Orte più che di Forne, però la matricola è quella, il nome è quello, si porta in alto il nome della città, del paese di Fornole. Penso, mi ricollego al discorso di prima, la Merina deve fare da capogruppo di tutto il comprensorio, però certo avere squadre che ti seguono una per categoria ti aiuta anche per quei ragazzi magari del settore giovanile che non trovano spazio in promozione, proprio per fare un bel campionato di primo o di seconda è importante. Che dice Bruno? No, dico che è vero, è giusto quello che ha detto. Mi suona male Fornolese perché mi suona male, perché questa è Ortana. Comunque rimane il fatto che questa è una poi società. La Fornolese, non so se sia rimasto qualcuno della Fornolese dell'anno precedente. No, come giocatori? Come giocatori? No, assolutamente. Almeno. Però questa è una società che ha un grande presidente, un tecnico bravo come Alessandro Cavalli, perché che ha investito tanto la società. Sì, sì, l'unico handicap è questo qui, che purtroppo devono giocare sempre le partite interne e giocano fuori casa, diciamo, perché giocano a terra umbra quando ci avrebbero campo di Orte. Purtroppo una volta l'Ortana stava in Umbria, poi non so per quale ragione l'hanno passata nel Lazio, ma sarebbe bene, siccome si chiama Fornolese, perché ha preso il titolo della Fornolese, che ritornasse in Umbria, anche perché sarebbe, diciamo, l'Ortana sta ai confini proprio lì, con sta lì attaccata, ha sempre fatto il campionato promozione, eccellenza, Serie D, certo, è stata sempre una società umbra, sarebbe giusto che ritorni che ritorni in Umbria. Credo che poi dall'anno prossimo cambierà anche denominazione, no? Si chiamerà Ortana, non più Fornolese. Questo non lo so. Questo onestamente. Sì, perché credo che la fusione è un po' quello che è successo a Junior Campomaggio Stroncone, perché se la fusione viene fatta dopo un certo periodo, dall'inizio del campionato, ricordo forse maggio, aprile, per la stagione successiva devi portare il nome della squadra che aveva il titolo sportivo, però dall'anno successivo insomma puoi chiamarti come vuoi, ecco. E per quanto riguarda questo campionato invece una sorpresa negativa sono le giovanili Campitello, che nelle ultime 7 gare ne hanno perse ben 6 e pareggiata soltanto una, ma Riccardo, l'avevamo detto, è una squadra che si è ritrovata così quasi per caso, no? In prima categoria, ripescata all'ultimo momento. Certo, magari a Campitello avrebbero voluto fare un campionato diverso anche per valorizzare magari quei giovani che, un po' come poteva succedere ad Amelia, non trovano spazio nel Campitello in promozione, potevano farsi le ossa qui. Però penso che alla luce di tutto un campionato che insomma non è da considerarsi disastroso. No, alla fine la seconda squadra di Campitello è stata, diciamo, è stato fatto questo piccolo azzardo di portare una squadra costruita per fare la seconda in prima. L'inizio non è stato male, adesso c'è un periodo di crisi, ma un'eventuale retrocessione non penso che venga presa come una tragedia a Campitello. Allora scendiamo di una categoria, andiamo a leggere la seconda categoria, girone D, sempre con Giulia. GS Alviano espugna il campo del Castello per 1-0, Colonia Junior Campomaggio 3-4, GRS Terni San Giovanni Bosco 0-1, Federico Mosconi batte il Lugnano per 1-0, roboante vittoria della PGS Bosico che batte Robur Cervino per 4-0, Romeo Menti Otricoli 3-2, San Gemini Atletico Massa 2-1, Stroncone 2013 del Nera 0-1. Vediamo anche la classifica dopo 17 giornate, le battistrada non perdono un colpo, entrambe le squadre che guidano questa classifica sono la terza vittoria di fila, vediamo chi sono.
Al comando della classifica abbiamo GS Albiano con 38 punti, 36 per Union Campomaggio, Federico Mosconi con 28, 25 Del Nera, 24 punti Colonia San Gemini, San Giovanni Bosco con 23, 22 punti per Lugnano e PGS Bosico, 20 per Castello e Stroncone 2013, 19 punti per Romeo Menti, 17 per GRS Terni e Robur Cervino e Atletico Massa, chiude la classifica con 16 punti Otricoli. Ci sono queste due battistrada, dicevo, Junior Campomaggio che è la seconda, 6 risultati utili consecutivi, GS Albiano 12 risultati utili consecutivi, ma qualche pareggio di troppo. Attenzione però alla Federico Mosconi, che è in serie positiva da 9 turni nelle ultime 9 gare, ha vinto 5 partite e ne ha pareggiate 4. Il San Gemini sta tornando su nelle ultime 5 gare, 3 vittorie, una sconfitta ed un pareggio. Momento negativo dell'Lugnano invece, che è la terza sconfitta di fila. Prima di chiudere, una breve panoramica sul settore giovanile della Ternana Calcio. La Primavera non ha giocato questo fine settimana, tornerà in campo domenica 18 di gennaio, giocherà a Catania alle ore 15:15 al centro sportivo Torre del Grifo. Il Catania nelle ultime 3 gare ne ha pareggiate 2, ne ha persa una. E la Ternana invece viene dalla sconfitta 2-0 con la Lazio, non vince dalla 7ª giornata di campionato e siamo alla prima del girone di ritorno, quindi 14ª giornata. Ternana che con la guida Fabrizio Durante è al decimo posto della classifica con 11 punti, 3 vittorie, 2 pareggi e ben 8 sconfitte. Gli allievi nazionali di Borrello invece hanno giocato dopo la sosta natalizia, hanno perso 3-0 sul campo della Lazio, terza sconfitta di fila, e pensare che all'andata in casa contro la stessa Lazio avevano pareggiato per 1-1, facendo presagire magari un campionato positivo. Invece la vittoria non l'hanno mai incontrata in questo girone d'andata, soltanto 8 gol fatti, ben 27 subiti. Sono ultimi in classifica con 4 punti in virtù di soli 4 pareggi. La settimana prossima giocheranno in casa contro il Pescara, domenica 18 gennaio alle ore 15 all'Antistadio. Pescara che viene dalla sconfitta contro la capolista Roma per 1-0. Roma che guida il campionato con 38 punti, seguono Lazio e Palermo con 30. Il Pescara è in metà classifica invece con 16 punti. È andata bene ai giovanissimi nazionali di Goffredo Carocci. 4 risultati utili consecutivo, 2ª vittoria di fila, battono l'Aquila per 2-0, l'Aquila che è il fanalino di coda di questo girone F, ancora 0 punti per la squadra abruzzese. La Ternana vince 2-0 con un gol per tempo, nel primo tempo al 15° segna Mario Ferrara, nel secondo Mario Ferrara subisce un fallo, scatenatissimo, il giovane attaccante rossoverde, poi dal dischetto arriva Matteo Filipponi e segna al 10° della ripresa. Mario Ferrara 7° gol per lui, Matteo Filipponi che è un centrocampista ne ha segnati invece 4. Da segnalare che Mario Ferrara è stato anche inserito nella top 11 di categoria, quindi complimenti a questo giovane gioiellino rossoverde. La Ternana affronterà la settimana prossima, quindi domenica 18 alle ore 11, il Frosinone, giocherà al campo di Frosinone la Selvotta. Frosinone che è al 4° posto in classifica con 23 punti, la Ternana è al 2° con 27, guida il campionato il girone F, la Roma con 32, 3° posto per il Latina che di punti ne ha 24. Il Frosinone viene da 2 vittorie di fila in serie positiva da 3 turni ed è una squadra temibile, quindi attenzione, ma se prosegue con questa inerzia, credo che la squadra di Carocci non avrà problemi perlomeno a guadagnare i playoff. I giovanissimi regionali di Forte invece perdono la loro 2ª gara consecutiva, avevano chiuso il 2014 con una pesante sconfitta 6-2 sul campo delle giovanili Campidello, vanno a Todi per cercare di riscattare questo brutto risultato e perdono invece 2-1. Da segnalare che con le giovanili di Todi avevano perso anche all'andata, sempre con lo stesso risultato 2-1. Giocheranno domenica 18 gennaio alle ore 10 all'Antistadio contro l'Olimpia Tirus. Siamo in chiusura, io ringrazio Riccardo Tommasi, come sempre, del Corriere dell'Umbria, grazie Riccardo. Grazie a te Alessandro. Ringrazio anche il direttore sportivo della Merina, Bruno Palozzi. Grazie a voi. Grazie, in bocca al lupo. Il lupo. Ci saluti il presidente, il Tordino Scaglia. Ringrazio Giulia. Grazie a voi. È diventata una presenza fissa, grazie. È un piacere. E ringrazio... Vieni anche tu. Ho capito, è giusto. Sì, invece che leggere soltanto i risultati può commentare anche le partite. Certo. Il prossimo passo verrà da Amelia, una promessa. Allora, quindi Amerini, andate a vedere la partita così trovate anche Giulia.
si fa così per avvicinare gli sportivi al campo. Allora, ringrazio voi che ci avete seguito, vi ricordo domani alle ore 14 la replica, potete diventare amici della nostra pagina di Facebook, Dimensione Dilettanti. Ringrazio Dario Brighi e buon proseguimento di serata con i programmi di Telegalileo.